27 dicembre 1831. Un brigantino di 240 tonnellate è salpato dal porto di Plymouth. È il Beagle, al comando di un giovanissimo capitano di 27 anni, Fitzroy, idrografo e cartografo di grande valore. La meta della cassa da morto, così i marinai chiamano le navi di questo tipo per la loro difficoltà a tenere il mare, è la Terra del Fuoco, alla punta estrema meridionale del continente sudamericano. Lo scopo è di effettuare rilevamenti delle coste. Una tempesta investe nell'Atlantico il Beagle. A bordo un uomo soffre molto il mal di mare. Non è un marinaio, anzi è la prima volta che affronta il mare. È Charles Darwin, un naturalista di 22 anni. Come il celebre capitano Cook, anche il capitano Fitzroy ha voluto a bordo un naturalista. Per il giovane Darwin comincia un'avventura destinata non solo a segnare la sua vita, ma anche a porre una pietra miliare nella storia della scienza. Ma chi era Charles Darwin? Era nato nel 1809 a Shrewsbury, un paese della Scozia, famoso per le sue ceramiche. Suo padre era un medico rinomato e ricco. Anche suo nonno, Erasmus, era un medico. Naturale quindi che si pensasse di far seguire la stessa professione anche a Charles. A 16 anni Charles è a Edimburgo per studiare medicina, verso cui egli rivela una totale mancanza di attitudine. A 19 anni viene mandato a Cambridge per studiare teologia e iniziare la carriera ecclesiastica. Ma la grande passione di Charles è lo studio della natura. Da anni egli colleziona insetti e farfalle. A questo punto si verifica una svolta decisiva nella vita di Darwin. Il professor Henslow di Cambridge fa il suo nome al capitano Fitzroy, che è alla ricerca di un naturalista per la sua spedizione. Per il giovane Darwin comincia una grande, esaltante avventura. La prima tappa del Beagle è il Brasile. Darwin non vede l'ora di mettersi al lavoro. Ha letto le memorie di viaggio del celebre naturalista tedesco Humboldt, che all'inizio del secolo aveva percorso il lungo e il largo il Venezuela. Egli spera di non essere da meno di lui. Le foreste del Brasile lo riempiono d'entusiasmo. Finalmente ho l'opportunità di un incontro nuovo con la natura, fuori dall'angustia del laboratorio, in un ambiente plasmato dalla storia stessa del pianeta. Così scriverà nella sua autobiografia. Piacere è un termine troppo debole per esprimere le sensazioni di un naturalista che per la prima volta ha vagato da solo in una foresta brasiliana. Ma Darwin non si perde dietro le sue emozioni. Egli osserva, cataloga tutti i fatti che gli si presentano davanti e che riguardano due ordini distinti ma paralleli, quello geologico e quello biologico. Il viaggio riprende. E mentre il Beagle affronta le tempeste del Capo Horn, Darwin ripensa a un principio del famoso geologo inglese Lyell. I fatti del passato vanno interpretati alla luce di quelli di oggi, cioè di ciò che si verifica sotto i nostri occhi.